il post pranzo che mi fa diventare dislessico. Diciamo che io overclocco la scheda grafica. Il problema è che Scarra si è fatto rotondo dove non si doveva fare. Allora, mettiamo fuori anche i nomi dei team. Like boss. Allora dovresti vedere Undertaker. Abbiamo l'onore di vedere la nuova skin di Morgana pure. Ah sì, la Ghost Bride. Che non ho preso solo perché ne ho già una ventina di skin di Morgana, non mi pareva il caso. Coin Niner, Clyde Varus, Rumors Renekton, vabbè, il team Inferno è tutto skinnato, cioè. Si vede dove girano i soldi qua. Di là invece c'è solo Warlord Shen e Dragon Slayer Vayne. Poveri. Notare come mi senta fottutamente nabbo vedendo tutte queste cornici. Beh. Senti la doppia voce. Doppia No, ma siamo due voce. persone diverse che parlano, eh? Esatto, sì. Facciamo compagnia qui in due. Anzi, in tre siamo, non in due. Sì, perché sennò è tutto buio e Va mi bene. spavento da solo. Vabbè, siamo partiti, eh. Sistemo un attimo la gente. Ok. Good luck and fun. Sistemo la gente. Del buon fair play, gli start sono abbastanza standard, direi, niente di troppo particolare. Morgana parte di Doran, mentre Malphite preferisce la regen. Vediamo se ci sarà qualche tentativo di invade. I purple in questo momento sembrano volersi muovere verso il rosso avversario, si nascondono nel cespuglio, sono stati probabilmente visti per un attimo da Evelyn, si spostano verso il basso dove c'è comunque Shen ad aspettarli, mentre il blu è protetto da Malphite e Nami invece piazza una ward per proteggere il rosso e comincia già a muoversi verso la sua lane. Si concentrano nella zona del drago i purple, i blu non sembrano voler fare nessuna mossa in questo momento, anche perché sarebbero divisi e in minoranza. Jarvan cerca di spottare la gente con la flag, non vede nessuno, non prende nessuno, ritornano i purple nella loro zona per iniziare la giungla dal blu, mentre i blu sono ancora tutti concentrati in giungla. Si muovono ancora in un atteggiamento più difensivo che che di lane phase. Sono tutti raggruppati intorno al rosso. Shen è ancora bottom, quindi probabilmente sarà Shen mid, credo, a questo punto. Shen mid? Probabile. Beh, come probabile. Posizione. Frosa OP. Ancora. Io non so se nessuno cerca di seguire la chat, credo. È partita la giungla per tutti e due i team, si prospetta penso proprio uno smiteless naturalmente dati i livelli dei team. Intanto vedo se riesco a procurarvi una chiocciola che segua la chat. Allora hanno fatto veramente dei vari swap, hanno messo sì. Shenbot e carry mid. Quindi tattiche interessanti, mentre il carry dei purple è top. Quindi gli Inferno hanno optato per un swap più standard, mentre invece vediamo in mid la di carry per in Horizon Gaming. Vediamo se riusciranno a essere abbastanza veloci nel pushare le varie lane. E chi vincerà da questo swap? Evelyn si prepara già a gankare, non vista tanto la ward piazzata, una ward verde che permette a Evelyn di arrivare inosservata, ma non penso potranno fare molto in questo momento. Forse l'unica è aspettare che Nami utilizzi la bolla. Invece no, partono perfettamente su Varus. Un'ottima giocata da parte dei Horizon Gaming, che adesso si accaniscono anche contro Nami, costretta a flashare. Viene comunque raggiunta. Una kill per Evelyn, una kill per Malphite. Perfetto l'avvio dei Horizon Gaming in questo momento.
sono già avanti di 2 kg e hanno ridotto fortemente la pressione sulla lane swappata, permettendo così al loro carry di avere un vantaggio non indifferente contro Morgana Mid, che è comunque già anche a metà vita sotto i colpi di Sona. Adesso Jarvan tenta di mettere una pezza andando mid, ma viene prontamente spottato dalle ward e quindi non può fare altro che raggiungere la torre e continuare a junglare. In bottom la situazione è abbastanza stabile con Renekton e Shen praticamente con gli stessi HP. Torna di nuovo Jarvan, vuole forse provare qualcosa passando non dei cespugli, ma comunque è praticamente posizionato sopra una ward nemica, quindi nessun problema ancora una volta per Sona. Vediamo se Nami si sarà armata di una Vision Ward. Infatti la piazza tra il cespuglio e la tana del Baron, per evitare ulteriori gank di Evelynn che si sono visti abbastanza distruttivi. Invece adesso Evelynn di nuovo su Renekton, si lancia l'inseguimento, Renekton cerca la fuga, si ferma per stunnare, prende parecchi danni ma non abbastanza per morire. La pressione si fa forte su Malphite invece, che nel top soffre, si ritrova con meno di metà degli HP. Renekton forte dell'aiuto di Jarvan si butta troppo presto, muore, ma Jarvan riesce a sistemare le cose portando a casa almeno una kill, facendo finire il match in questo momento. La teamfight in questo momento 1-1. Continua Jarvan la pressione su Shen, non ce la fa. Brutto dive per gli Inferno, che la regalano una kill a Malphite senza ottenere nulla in cambio. Malphite infatti sembra riuscire a raggiungere abbastanza in sicurezza la sua torre. E Shen sembra in evidente difficoltà contro Jarvan, costretto a fuggire e utilizzare il taunt come escape mechanism. Morgana mid soffre, ma non particolarmente, riesce ad avere comunque più minion di Malphite nonostante l'aggressività della lane Sona Vayne. Vayne che ha più minion di Varus, 7, e Varus ha anche una morte in più di lei. Situazione abbastanza pari con gli Inferno che sembrano desiderosi di prendere kill, come abbiamo visto dal top, ma purtroppo non hanno avuto un buon tempismo. Torna in lane Malphite dopo che la torre è stata difesa per pochi secondi da Evelynn. Recall, primo recall per Varus se escludiamo la morte. Nami ancora Pink Ward per spottare la Pink Ward avversaria e rimanere l'unica a wardare sulla lane. Mid Morgana se n'è andata, ha comprato un altro anello e un libro, un Amplifying Tome. Shen sta già buildando parecchi HP e parecchi armor per resistere nel miglior modo possibile contro Renekton, che invece si è buildato Magic Resist in questo momento. Minion, vediamo il jungler degli Inferno nettamente in vantaggio. Ha 2 assist in meno, ma recupera con 12 minion in più. Probabilmente avrà anche forse un livello in più, infatti è già al 6. Vedremo se riuscirà a Sì. usare bene il Cataclysm. Se vuoi dirci qualcosa sulle build, intanto, qualcosa da un occhio più esperto di me. Ma build classiche, una Giant Belt, Merfolk Fight, forse dovrei cominciare più con una Chain Vest. Per il resto, insomma, già E il tuffo di mid Jarvan, il Cataclysm Cataclysm. su Sona, scusami, costretta a utilizzare Flash per sopravvivere, contrattacco subito di Vayne, costringe a allontanarsi il jungler avversario. Scusa se ti ho interrotto, ma c'era un momento di No, azione. tranquillo, tranquillo. Dicevo, non so, per la build, beh, non è ancora regolato, ma credo che il vantaggio comincerà a farsi sentire, ma a lungo andare. Per il resto, diciamo, build normali. Evelynn sta chiedendo Elder Lizard come Jarvan. 2 kill a Malphite, comunque adesso vedremo come riuscire a sfruttarle. In questo momento le sto sfruttando sapendo che anche se ha meno minion di Morgane è comunque in vantaggio, ecco, per adesso penso sia questo il massimo che possa fare. Comunque intanto blu per Morgana, forse ora riuscirà anche a gestire meglio la lane, non che comunque si stia comportando male, anzi. Rosso per Jarvan che ha 400 di vita, quindi non penso possa fare molto se non continuare a junglare. Il team blu fa notare che è stata piazzata una ward abbastanza offensiva da parte dei purple, una vision ward in posizione avanzata nella giungla avversaria. Vediamo se Sona la spotta con un'altra pink.
Non si, sì, l'ha posizionata praticamente sopra, quindi ora verosimilmente la distruggerà. Convergono tutti i Purple verso la mid, anzi no, si scambiano. Morgana decide di andare top, nonostante nessuna torre sia caduta, probabilmente perché avrà avuto problemi in lane, credo. Oppure preferivano gestire meglio la lane tra carry, dato che comunque Varus è sotto di 14 minion rispetto a Vayne, che è una cifra abbastanza importante al minuto 8. Vediamo adesso come si comporterà Decisamente. Morgana contro Malphite. Ovviamente. Mid intanto si preparano a una festa. Jarvan non sembra interessato al gank in questo momento. Evelynn invece perfettamente nascosta e invisibile. Sta aspettando di un piccolo overextend di Varus, probabilmente di quando Nami utilizzerà lassù il suo Naked Ironborn. Dato che il momento non arriva, si sposta verso la giungla, incrocia Jarvan, pingano i Purple, il Cataclysm su Evelynn, che è costretto a utilizzare Flash per sopravvivere, rimane con 400 di vita, finisce lo slow del rosso, cerca la fuga, viene slowata nuovamente, no, viene solo ridotta la sua armor, 100 di vita per lei, deve cercare di mantenere l'inseguimento il più lungo possibile per far perdere tempo quantomeno, e la kill comunque arriva abbastanza velocemente. Una kill per Jarvan che ha ancora di più forse aumentato il suo vantaggio su Evelynn. Vediamo la differenza in gold tra i due champion. 2700 contro 2008, no, avanti solo di 100 gold. Gli assist tanto sono valsi a Evelynn. Decisamente chiudo l'Elder adesso. Sì, non è riuscito a Beh, Doran guarda. fuggire Evelynn, nemmeno avendo gli stivali di vantaggio rispetto a Jarvan, che invece li ha presi a quest'ora e call, mi sembra. No, Sì. forse ce Stato li aveva già perché pure non penso avvantaggiato che dalla passiva di Nami. sì, anche quello, senz'altro, un Giusto. ottimo aiuto. Giusto. Sì, perché praticamente il rosso non è mai procato in questa fight. Adesso Morgana fa piazza pulita dei minion di Malphite in pochi secondi, mantenendo la lane comodamente pushata. Senza troppi problemi, la botlane invece vede uno Shen con un vantaggio abbastanza consistente. Si sentono bassi Nino e Andre. Ora provo ad alzarvi un po'. Mi sentite basso? Vabbè, forse mi avvicino io al microfono, tranquilli. Stavo anch'io parlando forse troppo basso e, non, e lontano dal mic. Vabbè. Se Dimmi, lagga, scusate. mettete qualità bassa col tasto destro. Vediamo se non sono io a laggare. No, vi confermo che non sono io a laggare. Intanto uno Jarvan nella giungla avversaria incrocia Sona e Evelynn, quindi cerca la fuga, torna a invadere. In realtà non ci sono campi di mob presenti in questo momento, quindi anche il suo invade è abbastanza fine a se stesso. Sta ancora girando per la giungla avversaria, adesso si preparano a recallare la mid lane carry più support degli inferno. Situazione abbastanza statica in questo momento. Lo swap ha senz'altro fatto un buon gioco di Morgana, che riesce a aumentare ancora di più il suo divario su Malphite. Vediamo se Varus riuscirà a raggiungere Vayne invece, che gli dà già 20 creep in questo momento. Altro avvicinamento di Jarvan spottato senza difficoltà. Chain Vest e Ninja Tabi per Shen. Penso che ormai Renekton non gli faccia più danno quando lo colpisce. Anzi, forse gli rigenera anche un po' di vita ormai. Tutta l'arma che si ritrova. Viene posizionata una Grazie. ward purple abbastanza inutile, dato che non serve per vedere Evelynn, che invece si sta preparando ad attaccare top lane. Vediamo se riusciranno a organizzare qualcosa. Morgana riuscirà a salvarsi comodamente con i suoi binding. Sì, infatti Renekton fa tutti i suoi attacchi su Shen, ma gli effetti che sortisce sono abbastanza nulli. Costretto ad allontanarsi perdendo metà dei suoi HP fightando contro Shen. Non ci sono Infatti, aperture ai gank in questo momento. È veramente complesso per no, entrambi i team gankare. top Questo è non è guardato in questo momento. top. Sì, non è Sabi che guardato, ma ha comunque rinunciato ha Evelynn. rinunciato comunque, sì, Se n'è infatti. andata. Il mid invece è una festa di ward. Giustamente i support fanno il loro dovere. Sì, è incredibile. Più vicino guardo per l'inferno Eh comunque. beh.
Devono comunque proteggersi da una Evelyn, eh? Cioè, Evelyn, anche se non gankasse mai, non facesse niente, comunque costituirebbe una spesa in più per l'altro team. Grazie al fatto che non la vedi con le ward normali. E chiude la Sunfire, Malphite. Facciamo notare in chat che praticamente non hanno praticamente danni a Pyro come ora. Il fight ci sta andando full tank in questo momento. Quindi veramente molto difensivi in Horizon Gaming come build. Sì, stanno puntando tutti a arrivare in endgame, secondo me. Tipo, Malphite non si è fatto Magic Resist, vuol dire che comunque non ha. Occhio, E Evelyn. la final di Malphite! Insieme alla final di Evelyn su Morgana, che cerca di utilizzare la sua final per salvarsi, ma non riesce neanche ad avere il tempo di far proccare lo stun. Viene disintegrata dalla combo Malphite Evelyn. Era anche senza ward da parecchio tempo, quindi. Un gank che poteva essere evitato con una spesa di 125 gold. Tentativo di drago dei purple. Arriva Malphite. La final dynamic per diminuire la pressione avversaria. Non basta salvare Jarvan. Costretto a utilizzare la final Renekton in maniera difensiva. Nami rimane da sola. Inseguita da Shen. Viene uccisa dallo stesso. Adesso Evelyn si scaglia contro un Renekton a cui la final è appena scaduta. Ma che riesce comunque a raggiungere la sicurezza della torre. Perfetto tempismo del team Horizon Gaming che è riuscito a portare a casa due kill e forse anche il drago. Sì, infatti, Sì, anche il drago. si è portato a casa due kill e un drago che avevano iniziato i purple. E adesso Evelyn si ritrova in bot lane a combattere contro Renekton. Giocato ottimamente, recalla Malphite per far fruttare i suoi 800 gold. Che ha tirato su nell'ultima azione. Blade of the Ruined King chiusa per Evelyn. Blade of the Ruined King chiusa anche per Varus. Varus è riuscito quantomeno a recuperare in creep su Vayne. Adesso gliene dà soltanto 9. Prima erano 20. Quindi se la sta comunque giocando. Dato che non ci sono grossi vantaggi a livello di kill per Vayne, sa di poter mantenere un livello di parità con l'avversario. Malphite potrebbe diventare un problema tra poco. 2-0-2 è una build difensiva al massimo. Vedremo come riusciranno a sfruttare questo vantaggio. Shen si lancia su Renekton anche vicino alla torre senza prendere comunque nessun colpo. Ormai Renekton è gestibilissimo da parte di Shen, veramente. Se non si fa un po' di armor penetration, il suo danno raggiungerà lo zero presto. Si lancia Jarvan Occhio. Cataclysm, seguito dall'ultima Dynami. Una kill perfetta sul support degli Horizon Gaming. Degli Horizon Gaming, sì, che però si conclude con una double kill da parte di Horizon Gaming su Nami e Varus. Il focus forse è stato troppo sul support, dimenticando gli altri personaggi. Torre mid che era prima a cadere, quindi sono riuscito a ribaltare il gank in Horizon Gaming. I Bei hanno perso intanto Ah, l'altra partita. di già. Eh Durata sì, poco anche a quanto quella. pare. Eh sì. E ancora Jarvan si Comunque lancia in maniera riusciranno. offensiva. Riesce a portare a casa la kill. Comunque Evelyn. Non c'è il danno in questo momento da parte degli Inferno. Devono gestirla meglio, evitare questi tuffi. È stato fatto per difendere la torre, però comunque non ha portato nulla di positivo. No, ovviamente no. Mi stavo un attimo informando su eBay È come stava. vero, mi aggiungo la domanda di Tario. Partita diretta o meglio dei tre, voi che lo state seguendo dall'inizio? È diretta, tranne Ah, diretta, semifinale e ok. finale che sono meglio i tre. Ah, ok. 4K di distanza? No, alla fine 18 minuti non sono tantissimi. Comunque è la pressione psicologica in questo momento che fa la differenza. A me spaventano più che i 4K di distanza a differenza di kill. Sono due team che
tecnicamente dovrebbero essere a un livello molto simile. Questa disparità di kill fa pensare proprio a una miglior gestione dei teamfight da parte dei Horizon Gaming. Come si è visto anche prima, Jarvan ha incato e poi in Horizon hanno girato la fight completamente. Si sono anche presi una torre. Posso dire forse una cosa dei team italiani in generale per queste qualificazioni al Dream Master, che hanno sofferto un po' la tensione. Secondo me. Non ho ancora visto una final di Jarvan funzionare bene. Questa volta la kill è stata presa dagli Inferno su Shen, però la final di Jarvan è stata praticamente inutile, perché comunque Shen si è semplicemente spostato in avanti un attimino. Bastava aspettare il taunt per poi ultare. Esatto. E invece Evelyn ne gestisce due da sola, arriva Malphite, ma il teleport di Malphite arriva in ritardo, non riuscite neanche a prendere degli assist. Questa Evelyn sta facendo veramente i peggio danni. Siamo in 5-2 Veramente adesso. Ah, c'è un Ali 5-2. Andre Chiusa e un Elder Lizard. I danni adesso ci sono. Sì, si è anche trovato davanti contro due champion speccati, tutte e due armor, non c'era Magic Resistance in nessuno dei due champion, né su Renekton né su Jarvan. Comincia ad apparire adesso un po' di Magic Resistance sotto forma di Hex Drinker per Renekton, mentre Jarvan sì, si è fatto anche lui finalmente un po' di resistenza. Nami cerca di sopravvivere alla final di Nami per cercare di salvare il suo carry, si conclude con una double kill di Vayne. Comunque, la fight ormai si sente proprio la superiorità in questo momento. 3-0-4 rispetto a uno 0-3-1. Anche Shen che può Morgana adesso fare quello forse. che vuole sotto le torri avversarie. Morgana si salva utilizzando la sua final. Flash per cercare di fuggire, ma basta uno spadino di Shen per porre fine alla sua vita. In bottom, Malphite combatte contro Renekton. Renekton, stessi risultati che ha contro Shen, una build completamente armor resistance. Si ritrova a dover scappare da tre persone. Adesso il flash seguito da. No, Slice and Dice seguito da flash per cercare di raggiungere la sicurezza. Riesce comunque ad arrivare sotto torre. La pressione di Evelyn è costante nella mid, dove c'è Jarvan che cerca di sopravvivere come può. Renekton non può recallare perché insiste Malphite nella sua offensiva, più veloce a distruggere i minion. Lo stun di Renekton si risolve con zero danni fatti al champion avversario. Guardate, è incredibile, non scende neanche gli HP di Malphite. Scendono di No, pochissimo. infatti. Slice, Dice, Kaldemic, non niente a effetto. Adesso un po' comincia a scendere. Lo scudo di Shen, il teleport di Shen, la final di Jarvan. Ancora una kill per Evelyn, double kill per Evelyn che continua l'inseguimento anche su Navi, triple kill, attenzione, di sicuro non si stanca qui, invece no, rinuncia purtroppo, speravo di vedere un inseguimento sotto la torre su Varus alla ricerca di una quadra kill, purtroppo ha preferito giocare safe, purtroppo per lo spettacolo, meglio probabilmente per lei. Sona prende due torrettate gratuitamente. Intanto la torre mid cade ad opera di una Vayne che non si erano unita agli altri nella fight e quindi ha preferito split pushare. Beh, diciamo ha fatto pure bene a non inseguire sotto torre, anche perché non sapeva il cooldown dell'ultimate di Varus, Sì. anche se in quel momento non era up. Comunque un ultimate di Varus sotto torre per Yves sarebbe stata fatale. Sì, no, infatti ha Quindi fatto benissimo, è ha solo un purtroppo fatto benissimo. Per lo Purtroppo spettacolo, sarebbe stato bello vedere se per. Sì. riusciva a fare la quadra kill e basta, solo quello. Anche per l'annuncio. Blu per Evelyn, intanto a Minion non è neanche così enorme la differenza ormai, a parte Renekton Shen, il problema sono proprio le kill, no? Si dice, mamma mia, Nami è esplosa praticamente. L'inseguimento adesso su Morgana che riesce a far procare la sua final solo su due, su nessuno. Lo stun viene divata senza troppe preoccupazioni. Il blu team riesce a prendere anche la torre. Continuano l'aggressione top, mentre in mid Varus e Renekton contro Sona pensano che la torre sia abbastanza semplice da prendere. Non ci sono altri membri dei Horizon Gaming in questo momento nel mid, quindi in effetti sì, la torre è molto semplice da prendere. Prima torre, no, seconda torre per gli Inferno caduta.
E purtroppo Topson ha creduto tutte le torri. La final di Sona, per cercare di sopravvivere, la lascerà probabilmente senza final nel prossimo teamfight, ma riesce comunque a rimanere viva. Varus prende delle torrettate, Sona prova a mostrarsi golosa per mantenere Varus in quella posizione. Intanto arrivano Malphite, Evelynn, Renekton, la final per sopravvivere, Jarvan, Cataclysm, final anche di Malphite. Scappa Evelynn con il suo flash, lascia Malphite da solo che cade sotto gli attacchi di quattro avversari. Si è sopravvissuto Renekton con 200 di vita, Evelynn forse con anche meno. Recolla il jungler dei Horizon Gaming ed Oracle Persona. Blu veloce per Morgana, che deve rinunciare per provare a difendere i suoi avversari di squadra, i suoi compagni di squadra, i suoi avversari di squadra. Inferno in questo momento, che comunque è bello vedere che ci credono ancora veramente parecchio. Sì, nonostante il risultato non sia proprio dalla loro parte, devono crederci. Poi in una competizione del genere devi crederci per forza. Sì, sì, beh, ovvio. Comunque l'ultima fight quasi si è girata un po' verso di loro, quindi diciamo delle team possibilità potrebbero ancora esserci. Il divario è di 8000 gold. Anche Mars, che ci devono credere, never surrender, ma giustamente devono crederci. Sì. Intanto mi dicono che il team gli FX sono usciti anche loro, hanno perso al terzo turno se non sbaglio. Continua la, mamma mia, Vayne ormai incontenibile. Comunque ci soffre, rimane con pochissimi HP. Soltanto l'intervento di Evelynn ha permesso la salvezza, perché questa final di Shen, che tra l'altro non è riuscita, forse è stata proprio interrotta dallo stesso. Interrotta da Renekton. Ah, l'ha interrotta Renekton. Lo stun di Renekton, sì. Sì, ma forse a Renekton conveniva fargliela finire. Conveniva, sì. Sì. Vabbè. Si toglieva Shen dalle scatole e poteva bussare la torre. Sì, invece così si ritrova a dover combattere contro un champion che è fatto più o meno di cemento armato ormai. Final di Morgana si conclude su Evelynn, protetto da Malphite. Riesce a scappare Evelynn? No, finalmente una torrettata gli ha indicato la via per il suo Nexus. Esatto. L'ultima torrettata l'ha uccisa. Madonna, che sportellata, dicono. Esatto. Cade l'inhibitor top dell'inferno. Non potevano fare molto Varus e Nami in questo momento per difenderla. Teleport sotto la base nemica. Sì, teleport. Recole, che invece no, rinunciano tutte e tre, tornano a pushare le lane. Malphite, mentre forse Sona e Vayne calano per davvero a questo punto. Varus ha riportato i minion fuori dalla base. Shen insiste nella bot lane, ha portato i minion sotto la torre, adesso si prepara a recallare. Arriva prontamente Morgana per diminuire un po' la pressione sulla lane. Non ci sono più ward praticamente in questo momento sulla mappa. No, praticamente no. C'è un oracle da parte di Sona pure, quindi credo sia anche per quello. Sì. Sì, però non puoi non prendere ward perché un altro un avversario all'oracle. Cioè, vuol dire proprio decidere di essere cieco ancora prima. Necessità proattiva. Ma tra l'altro non ho fatto caso che Sona non ha item da gold, eh. No, non c'è da gold. No, Sona si è fatto attivare il cooldown e Ruby Sidestone e basta. Drago per in Horizon Gaming. Veloce, anche perché senza ward non c'era neanche rischi. Nami blocca l'inseguimento di Malphite sul Nashor, arriva anche Renekton che purtroppo non riesce a fare molto. Viene circondata Morgana. Adesso 4 degli inferno tutti in mid. Non so quanto pushare la mid in questo momento sia efficace, perché comunque la top i super minion per i blu, eh. Dovrebbero concentrarsi forse ad arrivare di là. Invece Varus viene preso da solo da Evelynn, che forse ha usato un po' troppo adesso. Però viene raggiunto da Shen e da Malphite e il teamfight si converte subito in un 4 contro 4. L'inseguimento sotto le torri di Shen, che non subisce molti danni. La final di Renekton non è sufficiente a salvarlo dal danno di Evelynn. Arriva al surrender per gli...